Conosco e non rischio è la nuova tappa del progetto Alcotra Resba, resilienza sugli sbarramenti, che ha come obiettivo quello di approfondire la conoscenza dei rischi legati alla presenza delle dighe sui territori alpini e migliorare la prevenzione, la comunicazione e la gestione della sicurezza dei territori a valle degli sbarramenti, attraverso adeguate procedure di protezione civile, aumentando quindi la resilienza del territorio. Il Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, che partecipa a Resba, ha organizzato per il 6 e il 7 febbraio due forum rivolti ai sindaci che sono interessati dai rischi legati alla diga del Moncenisio. Uno degli obiettivi di Resba, infatti, è formare i tecnici e sensibilizzare gli amministratori locali e i cittadini sul tema delle dighe. Quello che è emerso è che la comunicazione è fondamentale, ma un po' per tutti gli ambiti. Quando non si conosce, la popolazione poi ha apprensione rispetto a un rischio. E quindi l'importanza è quello proprio di avvertire gli amministratori e i cittadini su come ci si deve comportare nel caso di un rischio che è assolutamente molto, molto basso. Identico il tema delle due giornate che si sono svolte a Susa e a Rivoli. Dopo una breve presentazione del progetto Resba e delle sue finalità, si è entrati nel vivo con l'intervento di Luca Calzolari, direttore del Giornale della Protezione Civile, affrontando il tema della comunicazione ai cittadini e di quali strumenti e obblighi hanno i sindaci sulla materia. Un patto con i cittadini, nel senso che i cittadini devono sapere dove troveranno le informazioni, chi gliele darà, per esempio se ci sono profili social, se i profili social sono presidiati sempre oppure se a un certo punto, non so, alla sera non ci sarà più nessuno a leggere e a rispondere a quel profilo. E devono anche sapere, per esempio, nel caso dei social, cosa non chiedere, quali risposte non possono ottenere. Infine è stato distribuito a cura di ISIG, Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, un breve questionario per mettere a punto una visione analitica della percezione del rischio diga. Nostro compito è di cercare di aiutare le comunità a valutare la propria resilienza e la propria vulnerabilità sociale, un lavoro che è già stato sviluppato per le protezioni civili del Baltico all'interno di un progetto precedente della Commissione europea, ma che cerchiamo questa volta di calare nel contesto locale legato alla diga del Moncenisio.